Buongiorno innanzitutto, chi mi ha fatto fa? C'ho un sonno che non ci vedo, è parecchio che non esco in moto, facendo un'uscita seria intendo, e chiaramente ho scelto la giornata peggiore perché ci saranno temperature bassissime, su al Terminillo fanno addirittura meno 6, noi dovremmo rimanere sotto al Terminillo, però comunque sarà tutto freddo, sarà tutto bagnato, non potevo scegliere giornata migliore. Adesso finiamo la colazione, andiamo a prendere la moto, andiamo direttamente all'appuntamento così vi faccio vedere anche chi c'è. Arrivati qui alla BMW, mi sono svegliato rispetto a prima, siamo già un bel po' di gente, ci avete visto Roberto, Niccolò, Miranda, Federica e tutti gli altri ragazzi. Ecco che arriva Simone. Oggi ce ne andremo dalle parti del Terminillo, però non saliremo su al Terminillo, saliremo su per Posta Leonessa, sperando che sia un po' più asciutta la strada facendo meno freddo rispetto al Terminillo. Mettiamoci in marcia. No, io con te non ci parlo. Io non dico niente. Che cosa vuoi? Che c'è? Qual è che mezzo? Che cosa c'è? A parte scherzi ragazzi, sarebbe facile dire che è un problema di Ducati, ma non è, col freddo le batterie ne risentono tanto e basta che uno ha una batteria un po' stanchina, poco carica o anche semplicemente vecchia, tenta a partire. Infatti anche Massimo con questa ha avuto problemini stamattina. Lorenzo con l'SH, tutti gli altri sono già andati a far benzina, ora ci leviamo questi 50 km di strada dritta e poi cominciamo le curve. Ora che siamo in viaggio devo rispondere a tutti quegli stronzi che hanno detto che sono vecchio. Chiaramente scherzo, dal video di Lorenzo avete notato che non mi sono proprio trovato comodissimo con Vita. Questo perché? Perché non l'ho toccata da quando era stata a Vallelunga e la moto aveva le pedane altissime, le sospensioni durissime ed era molto, diciamo, dura da guidare. Adesso ho adottato un setup un po' più stradale, che vuol dire ho abbassato le pedane, che era il suo più grande problema, perché comunque su questa particolare moto il codone in vetro resina alza anche la seduta. Quando vai a rimettere la sella originale ti trovi con il sedere molto più basso e con le pedane altissime. Questo mi ha costretto a una posizione, diciamo, innaturale, che mi ha stancato davvero in 40 km. Quindi infami fracichi, non è che sto diventando vecchio, cioè sì sto diventando vecchio, ma in moto ce vado ancora. Yeah. Pensa, con un T-Max potresti star davanti a qualcuno. Primi chilometri fatti ragazzi, peggio dell'altro giorno, ma non per la moto, stavolta per Monica. Porella, non è colpa sua. Strada brutta, buche, discese. Non può più di tanto reggersi sul serbatoio, quello che non può lo reggo io, quindi ogni cavolo di frenata forte, boom boom boom, sto uno schifo. Io posso capire, fa bei chilometri, fa strada eccetera, ma sta da una bella almeno. L'itinerario che ha fatto? Non mi piace. Allora, se io con crosso stavo. Se papannando mi dice, ma sto cerchio qua, chi m'ha storto? ti do direttamente il numero 2, io do. Liban. Porco due rega, che stradaccio. Ok, abbiamo sbolognato Monica a Massimo. Adesso vediamo come va Vita per strada. È la prima volta che la porto su una strada seria. Questa strada a salire era qualche anno che non la facevo, mamma mia. Per quanto riguarda lei invece posso solo dire wow.
Mamma mia ragazzi, va bene anche in strada, c'è una fiducia davanti che fa paura. Come de 24 luglio con 30 gradi. Oh. Ok, siamo a pranzo alla rinomata Tana del Lupo. Dimmi Simo, che vuoi dire? Ma quando ti fai tutto blu? Quando mi faccio blu, presto uscirà video, faremo live. Che palle. Scusa Luca, puoi far vedere il tuo accessorio? Non è cattiveria, ma te l'ho dato, lo stai usando, ora lo fai vedere. Ah, Luca! Non mi devo dissociare da YouTube, vero? Non serve. Lorenzo si discioglie. Io non le distanze. Ma! Ah, è bellissimo! Oh, ma... Lui ce l'ha incomodato d'uso, me lo ridà o lo paghi? Lo paghi stasera? Ambe. Me lo regali? www.stamparesing.com. Roba bella, stamparesing.com. No, me lo regali? Non ti regalo un cazzo. Era Musuki. Va a 92, link in descrizione. Sono uscite pure le felpe, vero? No, ma a regala. A breve usciranno le felpe. No, aspetta, col tempo di editing di Dario sto video uscirà per meno tra un mese e mezzo. Quindi già sono uscite. Esatto, già sono uscite ragazzi. Comando regà, mettere gli occhiali quando vedete dividere Darietto, perché Dario fa la saturazione, fa esattamente così. E launcher mouse. Mi piacciono i colori vividi. Ok, pranzo finito. Come al solito quando ci fermiamo al ristorante, anziché prendere il panino, facciamo tardi. Infatti sono quasi le 4. Torneremo sicuramente col freddo. Speriamo di non tornare anche col buio. Stiamo ripartendo, fa un freddo boia. Però quanto è bella. Con la borsa da serbatoio e oggi ci toccava. Tutto a posto, mo? Beh, devo dire, dai, col casco e coi guanti, perché c'ho guanti doppi, belli de pile, pensavo peggio. Guardate i Monti Sabini innevati. Stanotte l'ha fatta. Ragazzi, a breve saremo arrivati sulla Salaria, è il momento di salutarci. Spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando è molto importante che vi iscriviate al canale e attiviate la campanellina per non perdere i nuovi video. Ricordate di andare su www.stamparesing.com, che vi lascio sotto in descrizione, per tutto il materiale Mozuki. A dicembre uscirà una nuova tipologia di prodotto, già rido al solo pensiero, che vi assicuro vi piacerà, sarà molto divertente. Io, Monica e la mia stupendissima moto vi salutiamo, ci vediamo al prossimo video, ciao! Scusa, che stai facendo? Ma è illegale quella cosa. Era per terra. È uguale. Io testimonierò che l'hai staccata. E chi sta tutto?